La quarta stella che abbiamo illuminato questa sera porta il volto di Giuseppe. La prima, vi ricordate, il profeta Isaia, la seconda Maria Santissima, la domenica in cui abbiamo celebrato la solennità dell'Immacolata, questa terza settimana che abbiamo ormai concluso il precursore, San Giovanni Battista, questi pochissimi giorni della quarta settimana che ci dividono al Santo Natale, Giuseppe. Giuseppe, Giuseppe, grande Giuseppe, e così dimenticato. Grande Giuseppe, e così poco pregato e poco invocato. Grandioso Giuseppe, perché Giuseppe fa parte di quella categoria di persone che non fanno rumore, che non suonano le trombe quando arrivano, una presenza discreta, nascosta, silenziosa, ma una presenza. Un uomo di cui la Sacra Scrittura ci dice si guadagnava il proprio pane lavorando nella sua bottega come artigiano. Gesù viene chiamato il figlio del carpentiere, il figlio del falegname. Un uomo che nella sua vita aveva tanti sogni, del resto la nostra vita o è abitata da sogni o è una povera vita. È vero, il Papa più volte ci dice di non lasciarci rubare la speranza, potremmo quasi dire anche di non lasciarci rubare i sogni, in questo mondo che ci sta portando via un po' le cose più belle che abbiamo. Non lasciamoci rubare i sogni. Quando incontro i giovani che iniziano il percorso in preparazione al sacramento del matrimonio, la prima sera che li incontro lavoriamo sui sogni. Pensate che quest'uomo non abbia sognato. Non abbia sognato per la sua vita, appunto, un lavoro dignitoso. Non abbia sognato nella sua vita di innamorarsi di una donna che poteva regalargli ciò che lui non poteva avere. Pensate che Giuseppe non abbia sognato una famiglia serena, con dei figli. I figli erano dono della benedizione di Yahweh. Pensate che Giuseppe non abbia sognato di invecchiare con la sua sposa, di portare a compimento la sua vita ricca di cose buone. Ma arriva Dio. Questo guastafeste. Perché in un certo senso, come Maria aveva i suoi sogni, e a Maria è stato inviato l'arcangelo Gabriele chiedendole se voleva diventare la madre di Gesù, anche a Giuseppe è stato inviato un angelo, l'abbiamo sentito poco fa, e i suoi sogni vanno in frantumi. Sì, potrà continuare il suo lavoro, innamoratissimo di Maria, ma quella donna è abitata da una creatura non sua. Questo bambino, chi è? Da dove viene? Un uomo, ripeto, abitato da sogni, che a un certo punto lascia spazio ai sogni di Dio. Nella lettura evangelica che abbiamo appena letto, Giuseppe viene definito uomo giusto. Chi è il giusto? Per un pio ebreo il giusto era colui che era osservante di tutte le minuzie della Torah. Ma se abbiamo un po' di dimestichezza con la scrittura, il giusto è colui che sa trattenere in sé il pensiero di Dio, il sogno di Dio. Queste sono le persone giuste. Sono quelle persone che di fronte ai propri progetti di vita sanno metterci dentro anche il progetto di Dio. E il progetto di Dio per quest'uomo discendente della casa di Davide, ecco perché partirà per il censimento andando a Betlemme, quest'uomo normalissimo, con i suoi sogni, aveva nella sua vita spazio per i pensieri di Dio. Ecco perché Giuseppe è giusto. Nella sua vita Giuseppe aveva già fatto posto a Dio.
E se è vero che Maria ha dovuto dire di sì affinché quel verbo divenisse carne nella sua carne, Giuseppe ha dovuto dire sì a quel bambino comunque frutto del suo amore. Notate che un bambino ebreo veniva educato dal padre nelle cose più importanti della vita. Immaginiamo Gesù, grande e grosso, maestro, rabbì nella Palestina, così attento alle persone, così sensibile, così premuroso, così forte, così deciso, così coerente. Questa arte del vivere, da chi l'avrà imparata Gesù? Se non da quest'uomo, giusto, che nel Vangelo non apre mai la bocca. Provate a leggere i Vangeli dell'infanzia. Mai e poi mai noi possiamo sentire un po' il profumo della voce di Giuseppe. Perché Giuseppe è un uomo tutto orecchie, tutto ascolto. Un uomo che, ripeto, insieme ai suoi sogni aveva fatto spazio ai sogni di Dio. E chissà quanti dubbi e chissà quante notti in bianco, qualche volta umanizziamolo un po' il Vangelo. Quest'uomo avrà pianto, quest'uomo sarà andato in crisi. Quest'uomo qualche volta, guardando la sua Maria, che probabilmente la amava in un modo fortissimo, tanto che poteva ripudiarla pubblicamente, no, inizialmente decide di licenziarla in segreto, non voleva che la sua Maria diventasse la berlina di Nazareth, lo squallore di quel piccolo paesino della Galilea. Decide di licenziarla, era un uomo di una tenerezza grande, ma insieme ai suoi sogni, i sogni di Dio. E questi sogni di Dio custoditi nel silenzio. Cara mia gente, capite che cosa sto tentando di dirmi e di dirvi? Che o ci prepariamo al Santo Natale ormai imminente, con l'arte di Giuseppe, oppure possiamo correre il rischio di fare un Natale di baldoria, dove manca lui. Il protagonista del Natale, dove manca Gesù. Anche se questa sera siamo qui, anche se fra 3 giorni ci ritroveremo proprio nel cuore della notte, anche se per strada ci scambieremo gli auguri di Natale, l'arte di Giuseppe, colui che tace e che ascolta. L'Apostolo Paolo, scrivendo alla prima comunità a Roma, parla di obbedienza della fede. Cos'è l'obbedienza della fede? Appunto è quella relazione che io instauro con Lui, che tante volte quello che Lui mi dice fa un po' a pugni con i miei sogni, ma l'uomo saggio, l'uomo giusto, è colui che a un certo punto dice: va bene Signore, non ho capito dove vuoi portarmi, non ho capito i tuoi misteri e non posso capirli, ma mi fido. Questa è l'obbedienza della fede. L'obbedienza della fede non è un fermarsi per ridurre la fede ad un puro ragionamento umano. La ragione l'abbiamo e la dobbiamo usare anche nella fede, ma a un certo punto c'è l'abbandono. La virtù dell'accoglienza che Giuseppe ha avuto prima di tutto nei confronti di Maria, poi nei confronti di quel bambino. Giuseppe è l'uomo dalle mani aperte, dalle braccia allargate. Questo è l'atteggiamento con il quale possiamo prepararci al Natale cristiano. A scuola ai miei alunni ho dato il compito delle vacanze. Inizialmente mi hanno guardato un po' male, ma ho detto: c'è il Natale degli stolti e c'è il Natale dei piccoli. C'è il Natale degli stupidi e c'è il Natale dove è abitato Gesù Cristo. E i miei ragazzi dicevo: ragazzi, dovete decidere che Natale vogliamo vivere. Questa sera non vi do il compito delle vacanze, ma lo dico a me e lo dico a voi: che Natale vogliamo vivere? È la nascita di Gesù, ma è anche la nostra nascita. Natività del Signore, potremmo mettere natività di Don Mauro, grazie all'evento grandioso, indicibile dell'incarnazione di Dio che diventa l'Emmanuele, il Dio con noi, non il Dio contro di noi, è il Dio con noi.
Io in questi giorni posso rinascere, posso diventare un uomo nuovo, posso migliorare la mia vita, posso nella mia vita portare avanti i miei sogni, certo, e portare avanti i sogni di Dio, facendo un po' di silenzio, accogliendo il mistero del Signore che mi viene incontro come un dono. Vedete, non dobbiamo pagare niente perché il Signore ci possa voler bene così. Ce lo dirà quel bambino fra alcuni giorni. Non dobbiamo pagare niente, dobbiamo solo allargare le braccia e le mani e accoglierlo nel silenzio, come ha fatto quest'uomo giusto. Chiediamo questa sera a San Giuseppe davvero che ci aiuti a prepararci al vero Natale. Oggi, incontrando i genitori del progetto Cuccioli, dicevo: se no cambiamogli nome, chiamiamolo la festa della famiglia, oppure la festa della pace, della melassa, del miele, vogliamoci tutti più bene, chiamiamolo così. Chiamiamolo il giorno, o comunque i giorni delle ferie bianche, se arriva un po' di neve, ma non chiamiamolo più Natale del Signore, perché se è il Natale del Signore, io lo dico dai fratelli che come me stanno tentando di seguire le orme di questo, che sia il Natale del Signore, dove dentro poi ci sta un buon clima familiare, un buon clima fraterno, l'attenzione ai piccoli, ai poveri, ce l'ha ricordato anche Papa Francesco mercoledì nell'udienza generale. Ci sta dentro tutto, purché ci sia Lui, purché ci sia Lui. E rinascere, cari amici, vuol dire andare dal Signore senza paura, consegnandogli quello che siamo. Il sacramento della riconciliazione, il sacramento dell'abbraccio, il sacramento della tenerezza di Dio per la tua vita, qualsiasi vita tu abbia dentro, nel bene o nel male, al Signore non interessa, al Signore interessa che tu permetta a Lui di lasciarti abbracciare, in quel segno sacro nel quale è presente Cristo con il suo amore e il suo perdono. Prepariamoci ad un Natale così. Ieri sera abbiamo già celebrato nella nostra parrocchia le confessioni con la preparazione comunitaria. Questa sera ci sono ad Onore, a Cerete Alto, a Rovetta. Ci saranno lunedì sera a San Lorenzo. Martedì pomeriggio sarò qui. Non perché mi fa piacere, ma perché possiate provare piacere nell'accogliere la misericordia di Dio fatta carne. Ve lo dico davvero con molta fraternità, con tutta la passione che ho nel cuore. È dall'inizio dell'Avvento che sto chiedendo al Signore che la mia amata comunità di Fino non celebri un Natale qualunque, ma un Natale cristiano. Un Natale dove le persone, ripeto, con il loro tran tran, con i loro sogni, come Giuseppe, hanno il coraggio da dare davanti a Lui, a dirgli: Signore, sono qui, con niente nelle mani, ma sono qui perché la mia vita si impoverisce, si intristisce se non ci sei Tu. Le mie relazioni diventano più fragili, il mio modo di guardare il mondo diventa pessimista, il mio modo di amare le persone diventa spesse volte egocentrico o egoista. Ho bisogno di Te, sei l'Emmanuele. Prepariamoci così al Natale. E magari, chissà, un giorno anche noi ci sentiremo chiamati uomini giusti che portano avanti i propri sogni e che realizzano i sogni di Dio. San Giuseppe. Mi viene in mente San Giovanni Battista. Vi ricordate? Lui deve crescere. Io devo diminuire. Nel Vangelo di Luca a un certo punto si legge: Gesù cresceva in età, sapienza e grazia, e Giuseppe scompare. Questo è il cristiano, colui che accoglie i sogni di Dio, li realizza nell'obbedienza alla fede e poi scompare, lasciando però nella storia un solco molto profondo. Vi anticipo gli auguri di Buon Natale.
fin da ora ve li faccio, purché sia un Natale cristiano. Amen.